www.radiofreestation.com. La prima web radio dedicata agli italiani nel mondo. Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo. Qua, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Siamo alla fine di ottobre, è passato un altro mese e noi, io, tu e gli altri, Stefano sta qui, ci sei Stefano? Ecco la nuova presentazione di Nico Caputo ai Giochi di Roma, io, tu, noi e gli altri. E siamo tutti qua, come devo dire, no? È bellissima Nico, ma viva l'improvvisazione, mi piace essere chiaro, mi vuoi dare del tu, ecco, perché io mi sento un tu, dammi del tu per favore.
Bene, tu come stai, Stefano? Stai bene? Io sto bene, Nico, guarda. E tu come stai? Io sto bene, gli altri come stanno? Ecco, questo glielo dobbiamo chiedere quando si faranno vivi nella nostra chat, www.radiofreestation.com. Allora noi potremo sapere se gli altri stanno bene, se gli fa piacere ascoltare le nostre chiacchiere, le nostre canzoni, i nostri giochi con le crome ogni martedì su Radio Free Station. Bene, noi giochiamo con queste crome, con queste canzoni, insomma, famose ormai, canzoni di tutti i tempi. E bene, allora, saluti da Nico Caputo da Napoli e Stefano Monteforte dalla Sicilia, e salutiamo tutti coloro che sono all'ascolto, e partiamo subito con il primo disco in programma per quest'oggi, che ce l'annuncia il nostro carissimo Stefano. Vai Stefano! C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Siccome l'altra volta abbiamo lasciato il discorso sospeso sul movimento, il 68, che cos'era il 68, questa era una canzone tipica del 68, perché questo ragazzo, la canzone inventata in America, viene, suonava la chitarra, viene chiamato invece alle armi per fare la guerra ai Vietnam. È una guerra giusta, una guerra di un fortissimo Stato come gli Stati Uniti d'America contro un piccolissimo Stato, e risente il bisogno del dominio. Questo creò, fu uno dei tanti motivi, cioè il cosiddetto movimento del 68. Questa canzone, grazie, è stata ripresa anche da più cantautori internazionali, ed è una canzone tutta italiana. Era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, interpretato dal grande, dall'unico, dal meraviglioso Gianni Morandi, dal giovanissimo Gianni Morandi. Buon ascolto a tutti. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne e sé. Cantava Help, A Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, stop, m'han detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ta-ta-ta-ta. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, stop, nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. Bye.
Ed era Gianni Morandi con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Bene, ritorniamo in diretta su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Nico Caputo da Napoli, Stefano Monteforte dalla Sicilia e per tutti voi, per tutto il mondo, ovunque voi siate, ascoltateci e vi facciamo compagnia quest'ora insieme per tutti voi, insomma. Io e Stefano e tutti voi e gli altri. Come state? State bene? Caro Stefano. Aspettiamo vostre risposte. Comunque, continuando il discorso, che cosa implicava per un ragazzo a 20 anni, un giovane americano, partire per la guerra? Implicava il fatto di dover lasciare gli amici, di dover lasciare la famiglia, di dover lasciare la ragazza e togliersi tutti e mettersi invece la divisa, lasciare la chitarra e prendere in mano un mitra. Questo che cosa implicava? Poi magari quello di salire sugli aerei e di catapultarsi, o meglio con il paracadute, paracadutarsi dentro le fazende del Vietnam, dentro le periferie contadine, super grandemente abitate, dei contadini, per spargere fuoco, napalm, per buttare bombe a mano e per uccidere. Brutte faccende comunque, caro Stefano, vero? Eh? Sempre brutte faccende queste cose, insomma, di fare la guerra, di andare in Vietnam, di andare in qualsiasi punto della terra, insomma, andare ad uccidere altri esseri viventi, insomma. Non è che sia una cosa bella, insomma, no? Assolutamente no, anzi, la guerra è il gioco più stupido di questo mondo, è il gioco più stupido che l'uomo si poteva inventare, e perché uccidere un altro, l'altro può uccidere te e perdere tutte e due. Se invece collaborate, ma anche, voglio dire, fate una pizza assieme, mangia tu e mangio io e siamo felici e contenti. È una cosa semplice, ma che purtroppo non si riesce ad attuare del tutto. Nel momento in cui c'è un conflitto e c'è una guerra, ci stanno morti, ci stanno sofferenze, ritornano reduci senza gambe, feriti, si lasciano appunto familiari, conoscenti, amici, si entra in un altro mondo che è dal mondo della pace al mondo della violenza. Certo, noi vogliamo restare nel mondo della pace e vogliamo, come dire, fare sì che sia una pace attiva, perché la pace attiva è quella di opporsi appunto alla guerra, di a cominciare proprio anche dal nostro modo quotidiano. Naturalmente nel lasciarsi, stavamo dicendo prima di questo simbolo, diciamo, di ragazzo americano che lasciava la chitarra, il sentimento che c'era era quello della lontananza. Chi è che lo interpretava meglio di tutti la lontananza, questa distanza? E chi era? Era il grande Domenico Modugno, che ce l'andiamo ad ascoltare subito. E appunto la lontananza su Radio Free Station. Buon ascolto a tutti. Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi. Quelli grandi. La lontananza, sai, è come il vento. Che va a dimenticare chi
cerco di essere il più forte. Mi sono illuso di dimenticare e invece sono qui a ricordare, a ricordare te. Ritornerò, te lo giuro amore, ritornerò, perché ti amo, ti amo, ritornerò, ciao amore, ciao. La lontananza, e ritorniamo in diretta io e Stefano per condurre questa trasmissione intitolata Giochi di Crome. Allora Stefano, iniziamo a giocare, dai. Abbiamo già cominciato, dico, a giocare. Siamo partiti con c'era un ragazzo che come me amava il Vito del Tonto, che andava per la guerra del Vietnam, e il sentimento che provava era la lontananza, no? E naturalmente cosa accade subito dopo, solo si va alla guerra, cosa brutta, bruttissima, che abbiamo già detto che sa evitare. La ragazza che veniva lasciata era disperata, era come qualcosa che non lasciava speranza, perché la ragazza che restava doveva sperare che il proprio ragazzo tornasse a vivere possibilmente glorioso e pieno di medaglie. Poi ci sono storie, non so, vedendo il film Il Cacciatore, per esempio, ci si può rendere conto di come venivano ridotte proprio mentalmente questi soldati, insomma. Poi partecipavano anche alle roulette russe, mentre gli altri scommettevano sulla roulette russa, che quello di prendere una pistola, metterla sul tavolo e avere due contendenti che si sparano un colpo sulla tempia a vicenda, che è solo un proiettile nella pistola, e chi muore perde. Vabbè, sono giochi assurdi questi, dai Stefano. Oh no, per me sono giochi assurdi, cioè giochi in cui metti in rischio la vita. Insomma, sono assurde queste cose. Appunto, appunto. E purtroppo succede anche oggi, e allora noi le ricordiamo per non farle. Ricordiamo che c'è altro da fare, c'è altro, ci sono canzoni da cantare, ci sono quadri da dipingere, ci sono balli da danzare, ci sono cibi da
cucinare, ci sono feste da fare, ci sono belle conversazioni, ci sono bei libri, ci sono bei film, c'è la natura. C'è la natura morta, la natura viva. Certo, certo. E c'è tutto, insomma. C'è il passeggiare, c'è questo immergersi dentro la natura, c'è il meditare, si possono fare tante, tante altre cose, e non pensare alla guerra, non pensare solo ai soldi, anzi, dovremmo smetterla di monetizzare tutto, piuttosto le cose che facciamo non pensiamo sempre di trasformarle in denaro, ma trasformiamole in coscienza, un apprendimento. Qualunque età abbiamo, abbiamo sempre la capacità di imparare, e perciò se fino adesso abbiamo cominciato a pensare che il conflitto è l'unico modo per emergere, per farsi valere, beh, cominciamo a cambiare idea, perché c'è altro, si può fermare e tirare fuori il proprio talento, le proprie capacità e il proprio potenziale anche con altre cose che non necessariamente implicano la morte o il disagio di qualcuno. Ebbene, intanto adesso, mentre senti, magari non so se riesci a sentire, sta partendo un aereo, si sente proprio il rumore di un aereo che parte, e andiamo con il prossimo brano in programma, che ce lo propone questa volta una donna. Lei è Nada e il titolo è Amore disperato. Buon ascolto a tutti. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile, lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese, l'amore, l'amore disperato. Quella volta lei lo perse di vista, disperato lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi la stava piangendo, quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore,
sperato. Eccoci qua, siamo ritornati in diretta dopo questa bella canzone di Nada, Amore Disperato. Ecco Stefano, cosa dicevi Stefano? Era un fuori onda, dicevo che ci viene bene a fare il cucù, no? Questa Nada in Amore Disperato, e Nico cantava appresso e sembrava... Facevo il cucù. Il cucù, no, l'orologio al cucù, ora è periodo, è tempo di parlare di orologio. Ore legali, ore illegali, l'ora solare, ci sarà, non ci sarà, forse sì, è l'ultima volta che dobbiamo fare questo spostamento di lancetta avanti e indietro ogni anno, perché probabilmente la tolgono, ma noi continuiamo invece con il nostro discorso, siamo contro la guerra, perché abbiamo detto è un gioco stupido, talmente stupido, che bisogna abbandonarlo, bisogna lasciarlo alle spalle, studiarlo magari storicamente, ma proprio per capire come non si fa. È vero che ci sono molti interessi economici, ci sono quelli che producono armi e devono vendere armi, ci sono gli stati che vogliono fare i loro interessi e per fare i loro interessi ci deve dare lavoro o pane alle popolazioni, acquistano invece armi e queste somme ingenti. Denaro, poi vengono le armi, vengono utilizzate, le armi servono non per difendersi, le armi servono per uccidere, per questo, no alle armi, qualunque genere siano. Bisogna affrontare la vita con il proprio corpo, con le proprie possibilità, e voi immaginate un mondo senza armi, un mondo di pace, un mondo dove le persone si possano conversare tra di loro e fare delle cose insieme bellissime senza necessariamente aprire temi di conflitto. Uno dei temi è un paradiso, insomma, quello che stai descrivendo, insomma, immaginiamo un paradiso, quindi ecco, perché no, se non ci aspiriamo al paradiso terrestre non lo raggiungeremo mai, dobbiamo capire cos'è il paradiso, anche la mancanza appunto di cose negative. Se la guerra è Thanatos, cioè morte, l'amore invece è Eros, perciò vita, vitalità. Naturalmente però per dare nutrimento all'amore bisogna anche avere, avere le parole, ecco, le parole, ci vogliono le parole d'amore, però anche qui ci può essere, ci può essere un inganno, ci può essere una manipolazione, perché chiediamo amore, vogliamo amore, abbiamo bisogno di invece scateniamo altro, e alle volte ci possiamo anche trovare in imbarazzo, perché non trovando le parole d'amore, l'amore diventa soltanto testualità, che ha il suo significato sicuramente, la sua importanza, non so, una carezza, una pacca sulla spalla, un abbraccio, un dire come va, come stai, che stai facendo di bello, no? E sono forme di amore, forme di attenzione, forme di cura verso l'altro, attenzione verso l'altro, conforto verso l'altro. L'amore, l'abbiamo sempre detto, non è soltanto sesso, il sesso è una parte importante, bellissima, meravigliosa, e l'orgasmo è una cosa stupenda, ma l'amore è una cosa di più continuativo, di più profondo, di più sacro, ecco, più sacro, un amore sacro. Amore sacro, amore sacro. Bene, però a volte magari può capitare che poi proviamo dei sentimenti così forti, così belli, però
può darsi che sia anche amore, però poi magari non sappiamo esprimerli esattamente, quindi non sappiamo parlare veramente di queste cose, no? Già, e queste parole le ha scritte Mogol, no? Queste parole di questa canzone che vi stiamo già imbeccando e presentando, quelle che abbiamo messo in scaletta oggi. È una canzone di Celentano ed è Io non so parlare d'amore. Bene, buon ascolto a tutti voi su Radio Free Station. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro se ci sei. C'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono, disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai, io lo so mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Ma le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna sarai fino a quando lo vorrai. Noi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore, di fiducia, poi sarà quel che sarà. Finalmente noi ritorniamo in diretta su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, con Giochi di Crome, Nico e Stefano. Bene, allora a questo punto siamo appena alle 17:34 minuti primi di questo 30 ottobre 2018 e vi ricordiamo che domani sarà Halloween. Lo festeggi, Stefano? No, no.
anche perché è una congiuntura che proprio non mi riguarda. Io preferisco di solito festeggiare tutti i santi, che ne so, che non Halloween. Halloween non mi dice niente, so che è giochetto, scherzetto, ma è di cultura anglosassone, ecco, questo tipo di usanza, per cui i ragazzini vanno nelle case, sì, no? Giochetto scherzetto, dolcetto scherzetto, o mi dai qualcosa, oppure io ti faccio lo scherzetto. È un modo così giocoso e sempre di, come dire, richiesta dal mondo giovanile al mondo più adulto, per cui i ragazzini si mettono insieme, 4, 5, 7 volte anche 10, per andare nelle case dei vicini, fare questi, tutti mascherati, naturalmente, e la notte di Halloween, con questa avventura che è un po' così, tra il diabolico e il profano, direi, che comunque abbiamo anche importato in Italia, ormai come i ragazzi la prendono facile, perché le feste sono belle per tutti, poi magari non ne abbiamo sempre il significato presente, però quando c'è festa per tutti. E vabbè, sì, diciamo che è anche un motivo per... per introdurre anche la prossima canzone, ma dovete sapere che ogni cosa ha un prezzo, tutto si paga, perché c'è sempre un biglietto da pagare, c'è qualcuno, un mangiafuoco, qualcuno più in alto, che gestisce tutto, che vi fa comprare le mazze, quello che vi fa comprare i vestiti, quello che vi fa indossare le scarpe diverse, quelle di ginnastica che hanno i lampeggianti nelle suole, nel tacco, eccetera eccetera. Tutto quello fa parte appunto del mercato, questo mangiafuoco invisibile c'è sempre. Questa cosa ce l'aveva intuita parecchio tempo fa il nostro Edoardo Bennato, no Nico? Certo, qualche anno fa, insomma qualche anno indietro, Edoardo Bennato scriveva appunto della storia di Pinocchio. E ultimamente poi ci ha aggiunto Geppetto, che se l'era dimenticato praticamente. Geppetto aveva, insomma, scritto canzoni riguardanti tutta la storia di Pinocchio, da Mangiafuoco, insomma un po' a tutti Gatto e la Volpe, eccetera eccetera, però aveva dimenticato Geppetto, e ultimamente è uscito appunto con il suo ultimo disco e ha inserito anche Geppetto. Certo. E beh, quest'oggi cosa ci proponi, Stefano? Vi propongo giusto appunto Mangiafuoco, perché tutto c'è un prezzo anche nel divertimento, ecco, e perciò c'è qualcuno che guadagna sul vostro divertimento. Allora, buon ascolto a tutti, alla voce di Edoardo Bennato, Mangiafuoco. Non si scherza, non è in gioco, sta arrivando Mangiafuoco. Lui comanda, muove i fili, fa ballare i burattini. Complimenti, chi non balla o balla male, lui lo manda all'ospedale, ma si scopre che tu i fili non ce l'hai, se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai, attento a quel che fai. Attento ragazzo, mi chiama i suoi gendarmi e ti dichiara pazzo. All right.
tu i fili non ce l'hai. Se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, che chiama i suoi gendarmi e ti dichiara pazzo. Sì, pazzo. C'è una danza molto bella tra Arlecchino e Pulcinella. Si riempiono di calci, si spaccano le ossa, mangio fuoco dalla cassa. Mangi fuoco, fai biglietti, tieni i prezzi molto alti, non c'è altro concorrente, chi ci prova se ne pente. Ma se scopre che tu i fili non ce l'hai, se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, che chiama i suoi gendarmi e ti dichiara, e ti dichiara. Pazzi, pazzi. Bene, ritorniamo in diretta dopo questa bella canzone di Edoardo Bennato, Mangiafuoco. Nico e Stefano, Giochi di Crome, con voi fino alle ore 18. Ho visto Bennato, è del 1977 a Catania, e lui stava sul palco, in teatro chiuso, con la sua chitarra, il suo tamburello a pedale, la sua armonica a bocca, ed era ancora uno studente, un po' irritato, perché Edoardo Bennato è diventato un architetto, ha fatto anche un progetto per la metropolitana di Napoli, purtroppo mai attuato, perché Napoli la metropolitana funziona e non funziona, sono punti in cui è accessibile e altri punti in cui è inaccessibile. Comunque la metropolitana a Napoli c'è, ma siccome Napoli sotto è tutta piena di cunicoli, è un po' difficile scavare, perché dentro questi cunicoli sta gente che lavora e fa di tutto e di più per fare le cose a umma umma. Ma noi non ce l'abbiamo. Voglio anche dire che a Napoli la stazione della nuova metro di Toledo è stata considerata una delle più belle d'Europa. Ecco, bravo Nico, ecco. Parlacene un poco, perché bisogna valorizzare le cose belle dal mondo, ce le valorizzano e noi stessi che ce le abbiamo non le valorizziamo, per cui questa grande opera d'architettura nella metropolitana napoletana effettivamente c'è invidiata in tutto il mondo. Ebbene, noi è anche un altro modo diverso di fare la guerra, piuttosto che fare la guerra che è distruttiva, costruiamo cose, facciamo la guerra creativa, insomma. Facciamo la guerra alla guerra, è anche sbagliato, perché non ti... No, non dicevo, invece di fare la guerra distruttiva, facciamo la guerra creativa. Oppure la pace creativa. La pace creativa, oppure magari cerchiamo di ognuno di fare meglio quanto più può, di fare cose belle, insomma, creare cose più belle, e diciamo,
avere ovviamente dei mezzi, chi più e chi meno, fare tipo una gara, insomma, perché poi alla fine la guerra che cos'è? È comunque una gara, solo che ci si mette in gioco ovviamente la propria vita, quindi la vita dei magari. E infatti, invece facendo una guerra creativa, cioè, ognuno inizia a creare cose quante più belle può creare. E poi... Ma io la chiamerei però pace creativa, perché la parola guerra proprio non mi piace, dico, perché comunque implicherebbe il senso di lotta. È come anche i ragazzi che chiamano, facciamo la rivoluzione, ma la rivoluzione è un modo per dire di fare la guerra, però è un altro modo, è il modo cosiddetto di sinistra di chiamare la guerra, ma non va bene manco quella, da qualunque parte venga la lotta, la minaccia, il senso di distruzione, non c'è destra, sinistra e centro, insomma è sbagliato a priori, bisogna appunto centrarsi sulla pace creativa, e tra la pace creativa c'è appunto il costruire, potete anche mettere e fare canzoni, potete fare stazione della metropolitana, potete fare nuovi aeroporti, nuovi ponti, riparare le buche delle strade, togliere la spazzatura, quante belle cose si possono fare. Sì, però cioè, come mia riflessione, pensavo a questo, dicevo, cioè, fare la pace significa che prima di c'è qualcosa che non va, insomma, hai litigato, allora fai la pace. Ma se non litigo, ovviamente la pace non la puoi fare, no? Quindi se siamo tutti quanti già in pace, perché non siamo in guerra, quindi non puoi chiamarla pace perché magari abbiamo litigato. Ma per questo, insomma, era un po' questa mia parola, insomma, al limite invece di chiamarla guerra possiamo chiamarla gara, facciamo delle gare, dai. Insomma, è già più accettabile rispetto al lavoro alla guerra, la gara, ma l'hai detto prima pure tu che la guerra è una gara, e allora togliamo via la gara, togliamo via la competizione e invece mettiamo in gioco la collaborazione, mettiamo in gioco l'amicizia, mettiamo in gioco l'inclusione, mettiamo in gioco la giovialità, la concordia, il saper vivere, il saper costruire, il divertirsi insieme. Per me collaboriamo, insomma, collaboriamo tutti. Da smontare un linguaggio che è diffusissimo nel mondo ed è una martellamento, la mia è una voce, come dire, fuori luogo, lo capisco, ma non per questo è sbagliata. Meglio stare in un mondo pacifico dove la ricchezza sia condivisa che stare in un mondo in conflitto dove la gente muore e la gente si impoverisce. Bene, allora noi dobbiamo andare avanti perché sono appena le 17:49 minuti, abbiamo ancora tre canzoni e credo che non c'entriamo se continuiamo a parlare. E allora ci annunci la prossima canzone, Stefano? Sono gli alunni del sole, a canzoncella. Buon ascolto a tutti. Come imparato a fa, come imparato a fa, si dopo tanto tempo da si scordate me. Quando mi guardavo, io pure ti guardavo, con gli occhi mi studiavo, tutte mosse che facevo. Si innamorate mai, ma sentimo, mi do fa fa, e torna una volta in braccio a chi lo ha. Si innamorate mai, sento ma non ci pensa e torna un'altra volta a tu chi nulla che taccio di te fa, che taccio di te fa, trovamo un'altra volta un'ora può bastare per
da sentire parlare, e poi ti dicerò capo, non mi aspettava niente a te, mi chiede l'assistato, si innamora di me, ma sento ma ti do fa, e torna la tua moto di chi tu la. A dormire là, tu sei spogliato qua, tu sei spogliato qua, si bella e non lo saci, come faccia te guardare, voglio bene ancora, ma se dice proprio di, è intanto da contento con questa canzoncella. Si innamora di me, ma sente me, chi tu fa fa, e torna una ta volta, un braccio a chiudere. Si innamora di me, ma sente me, non ci pensa, torna una ta volta, un braccio a chiudere. No, 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 va bene, erano gli Alunni del Sole con A Canzoncella. Intanto noi ritorniamo in diretta su Radio Free Station, abbiamo ancora pochi minuti e altre due canzoni da proporvi, quindi andiamo spediti, caro Stefano, no? Sì, andiamo sul naturale, sul bisogno di natura, e perciò proprio così come è il contatto con la natura diretto, anche con le donne, anche con l'amore, insomma, meglio come t'ha fatto mamma, non c'è niente. Allora, come te facetta mamma, Renzo Arvore, buon ascolto a tutti. Come facetta mamma, te lo saccio meglio di te.
Ok, come facette mamma da tutto partenopeo stasera questo programma, tutte canzoni classiche napoletane. Andiamo subito con la prossima canzone e su questa canzone io vi saluto, Nico da Napoli, ciao ciao a tutti e alla prossima trasmissione di Giochi di Cromo, martedì prossimo dalle ore 17 alle ore 18. E non dimenticate sempre la trasmissione che abbiamo il venerdì dalle ore 18 alle 19, Nico Caputo Show. Ciao da Nico, vai Stefano. Ciao anche da Stefano, e siccome abbiamo parlato contro la guerra, concludiamo con un classico napoletano di Claudio Villa, O soldato innamorato. Alla prossima, amici. Ciao ciao a tutti e vi raccomando, restate sintonizzati su Radio Free Station, che ci saranno tante tante belle trasmissioni che seguiranno dopo di noi. Ciao ciao, ciao Stefano. Ciao Nico. Stai lontano da sto cuore e a te volgo pensiero, niente voglio e niente spero a tenerti sempre a fianco a me. Sì, sicuro che sta amore, con mi sa sicuro te. Ai vita mia, ai cuore, chi sto cuore, si stata prima amore, o prima l'ultimo sarraio per me. Quanta notte non te vedo, non te senti in tasti braccia, non te passa che sta faccia, non te stregna forte in braccia a me. Ma se t'anno ma sti suona, me fai chiagnere per te. Stato primo amore, o prima l'ultimo sarraio per me. Scrive sempre sta contenta, e non pensa che a te sola, e non pensiera me consola, che tu pensa solamente a me. A chi ho belle tutte belle, che ho belle te. Ai vita, ai vita mia, ai cuore, chi sto cuore, si stato prima amore, o prima l'ultimo sarraio per me. Stata prima amore, o prima l'ultimo sarraio per me.